2, 1, via, buonasera! 44 anni dopo l'ultima volta, Pesaro è tornata ad ospitare una maratona. In una domenica di pieno inverno, baciata da un sole splendente, più di 500 podisti hanno affrontato la prima edizione della Pesaro Marathon, portata in città dall'impegno organizzativo dell'associazione Orta 10 in 10 e dal Club Super Marathon, che hanno tracciato un suggestivo percorso partito da Baia Flaminia su 42 km 195 metri, disegnati fra i saliscendi del San Bartolo e il tratto pianeggiante del lungomare cittadino. È la prima edizione qui a Pesaro, un sogno che si avvera. Siamo stati tante volte qui a Pesaro e a Fano in zona, però con una maratona in linea non l'avevamo mai fatta, eravamo a Fano. E per noi è già la terza organizzata quest'anno, perché ci siamo portati avanti. Nonostante il Covid, è un'esperienza unica stare sempre sul mare, per noi di Milano soprattutto, a gennaio. Precedendo alcune grandi classiche della specialità, la prima Pesaro Marathon ha radunato anche runner di livello internazionale come il marocchino Mohamed Haji, che ha vinto in 2 ore 33 minuti e 34 secondi. Ho venuto qua per vincere, ma non so che la gara non ci sono gran atleti che mi fanno, diciamo, la gara tirata. Percorso non è proprio da tempo, percorso un po' duro anche per gli altri. Io ho fatto un lungo tirato finché fine della gara. Non è mica speso niente, proprio perché io ci vedo domenica prossima un'altra gara. Io, sai, uno che è esperto sulla maratona, ho fatto 210 maratona, mia carriera non è poco. Ho vinto 106, non è mica poco. Io lo so come si corre sulla maratona, lo so come si stiri. Magari domenica prossima penso che una gara tirata, una gara, perché arrivano anche gente un po' forti, lì tocca veramente spingere. Fra le donne a trionfare è stata Federica Moroni in 2 ore 49 minuti e 20 secondi. Questo è il tipo di gara che piace a me, tra l'altro questo è l'ambiente dove di solito vengo a fare il mio giro in bici d'estate e ci associo anche il bagno, quindi qui c'è tutto, c'è panorama, mare e poi la baia che è meravigliosa. Per me la prima parte è stata fantastica, io amo i percorsi collinari, quindi il massimo. Dopo, ovvio, sul mare c'è la gente che giustamente passeggia, si gode la domenica. E quindi sì, quando non bisogna guardare l'orologio ci si può godere il panorama, io arrivo rilassata, devo dire la verità. La fatica c'è, ma è una fatica in cui prevale il piacere, diciamo. Nutrita anche la partecipazione alla mezza maratona vinta da Andrea Barcelli e Paola Braghiroli. Un percorso molto impegnativo di salite e discese, però è un buonissimo allenamento per me muscolare, poi con un panorama stupendo, perché quando si è su la fatica, diciamo, si sente meno grazie al panorama. Sono veramente molto contento oggi, anche il tempo era ideale. Percorso molto bello, carino, impegnativo, perché comunque c'erano dei bei saliscendi, però bella organizzazione, bella giornata oggi. A dare lo start della prima edizione, Mila Della Dora, assessore di un comune di Pesaro, che auspica come la maratona diventi un appuntamento fisso fra gli eventi sportivi cittadini. Io ringrazio in primis il Club Super Marathon, che ha fortemente voluto la maratona a Pesaro. Dopo 44 anni siamo riusciti in questo grande obiettivo, ma ripeto, soprattutto alla grande volontà e la grande determinazione del Club Super Marathon. Loro sono 3 anni che già erano a Pesaro per l'Assemblea Nazionale e quest'anno hanno voluto legarci anche la maratona e la mezza maratona. Ma ringrazio anche i tanti pesaresi che sono qua, i tanti volontari, l'Atletica Banca di Pesaro che ha supportato nella parte organizzativa e l'evento, quindi è veramente un evento che ha coinvolto la città. Questo è il mio augurio, che sia un punto di partenza nei prossimi anni per replicare ed aumentare i numeri.